buonasera a tutti vediamo se buonasera buonasera andiamo per iniziare vediamo un po' se troviamo qualcosa allora stasera una live diciamo la prima live di una cadenza di una delle tante live di cadenza settimanale e vorrei fare ogni giovedì alle 21 parlare di droni con voi, parlare delle normative, parlare dei problemi che potete riscontrare per far volare il vostro drone oppure altre problematiche avete riscontrato durante i vostri voli o magari durante dei controlli che vi hanno fatto, vi hanno chiesto qualcosa di... Eh, di particolare che, a cui non avete saputo rispondere, delle volte capita anche a me quindi nel senso. Allora vediamo un po', uh, questa è una live istruzione, allora vediamo, vediamo se intanto uh, ci sono de delle domande, se volete sapere qualcosa, se, non lo so. Attendo Raffaello e Daniele, buonasera Stefano, benvenuto, benvenuto, condividi la live Stefano in modo da farla crescere, da far arrivare più persone, vediamo se riesco ad invitare anch'io, vediamo, vediamo allora, Emanuele sì, eh, vediamo, questo lo invitiamo anche lui invitiamo anche lui la chicca che era l'altro giorno con me Gianpaolo eh Gianpaolo vediamo invitiamo intanto queste persone vediamo se allora allora il mondo dei droni il mondo dei droni è un mondo in uh, continua evoluzione è un mondo uh, che ha delle normative uh, non sempre chiare uh, però ci sono delle, delle normative, delle norme che eh, ci permettono di eh, poter godere di questo, di questo hobby in sicurezza, perché soprattutto eh, dobbiamo pensare che le norme vengono create non per impedire il volo, ma per eventualmente impedire dei, dei danni. E quindi diciamo che... Eh, per alcune cose anch'io sono d'accordo ad avere delle norme, per altre diciamo che siamo molto limitati, ma l'Italia non è uno dei paesi eh, che è messo peggio a livello normativo con, 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 questi, con, con i droni. Intanto c'è da eh, capire che... Grazie, grazie. C'è da capire Stefano, grazie della condivisione della live. Eh, fate tap tap sul mio nasone bello grosso c'entra bene tap tap allora eh, io intanto aspetto eccolo qua raffaello se riesco a farlo ciao raffaello buonasera aspettiamo che si connetta buonasera raffaello ciao 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 allora, eccoci qua, aumento un po' il volume perché altrimenti non ti sento. Niente, stasera io volevo, eh, Raffaello, non te ne ho parlato prima, ma perché mh, confrontandomi con un mio amico mi ha detto, ma perché non fai un appuntamento fisso il giovedì sera alle 21 a fare queste live? Perché no, se eh, possiamo ogni giovedì sera trovare un argomento nuovo... Eh, queste live poi magari le salviamo le cerchiamo di fare di mezz'ora in modo che non annoino eh, le persone per, per rivederle eh, io le salvo le ripubblico e, eh, e poi wow. naturalmente allora eh, Raffaello Raffaello perché eh, tutto sui droni vai Raffaello è un po' che seguo Raffaello eh, mi piace quello che fa mi piace quello che fa ma soprattutto perché eh, vuol, vuol dare eh, informazione e formazione. Non siamo nessuno, noi no, non siamo istruttori di niente, non siamo, noi siamo appassionati di questo mondo. Eh, da tanti anni, cioè, chi più chi meno, insomma, appassionati di questo mondo, l'abbiamo provata sulla nostra pelle. Eh, sulla nostra barba soprattutto che è diventata bianca nel frattempo e ho conosciuto raffaello per caso me scorso nei per te e sono rimasto affascinato dal modo con cui con la semplicità perché quello che manca oggi è l'essere semplici l'essere semplice è un esercizio molto difficile perché eh, perché risultare semplici in una materia complessa come quella dei droni non è facile. Quindi io ringrazio Raffaello per, per il tempo che dedica, per i suoi video, per, anche per avermi menzionato in alcuni suoi video e avermi invitato oh. a fare qualcosa. Eh, ti ricordi, ti ricordi, fu... Sì, è, beh, stato, beh. è stato... Allora, Raffaello, io stasera volevo parlare di droni che si possono pilotare eh, diciamo senza eh, l'attestato mm -hmm. e i droni che invece richiedono un attestato fatto questa piccola premessa eh, una cosa che hanno in comune queste due categorie è la registrazione a un portale che è di flight poi esatto. un'altra ulteriore mm. Eh, cosa importante è, sono le assicurazioni. Però stasera, come prima serata, come primo giovedì dei droni, eh, sembra il giovedì dei santi. Il giovedì dei droni, vabbè, diciamo partiamo con, con questa cosa. Raffaello, in poche parole, che cosa eh, distingue un drone inoffensivo da un drone sopra i 250 grammi? Ecco, la prima differenza è appunto questa: cioè il peso. Quindi, innanzitutto i droni si differenziano dal loro peso. Non pensiamo a quello che è, può essere la camera, la telecamera, o il fatto che io sia eh, un, un amatore o un professionista. Prima di tutto, i droni si differenziano dal peso e questa differenziazione c'è anche ehm, diciamo nella, nel, in quello che. È Serve per ehm, poterli pilotare, appunto. Quindi, per i droni che non hanno bisogno del eh, cosiddetto patentino, sono tutti quelli che hanno un peso inferiore a 249 grammi. Questi sono considerati inoffensivi perché, eh, in effetti, se cadono dall'alto. Non fanno un danno enorme, ma attenzione, eh, perché le eliche fanno male lo stesso, quindi non è che se sono inoffensivi sono di gomma eh, e non fanno male, quindi i droni vanno comunque trattati con molta attenzione, perché le eliche fanno male. Ecco, ecco, ecco. Questa in realtà era l'elica di un drone molto grande, però devo dire, eh, ma solamente sfiorato, eh, cioè vi dico, ma è stato... Un secondo, però quindi vi dico: fate molta attenzione. Ehm, abbiamo parlato appunto di, di flight, no? Stiamo dicendo sì. quello della registrazione: non c'è grossa differenza. Qualsiasi drone ha comunque bisogno di un, una, un qualcosa che deve essere fatto su un sito, un sito dell'ENAC. Questa cosa è la registrazione del pilota in pratica chiunque abbia intenzione di pilotare un drone che, ha, eh, che non è considerato giocattolo, e c'è proprio scritto giocattolo, deve fare la registrazione presso questo sito che vedete, che si chiama D-Flight, è un sito dell'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, perché i droni sono in aria e quindi eh, sono purtroppo, ma anche meglio, equiparati agli aerei. Eh, è inutile storcere il naso, guardate il mio nasone grande, <ride> mi dispiace, ma è così perché un drone, anche piccolino, potrebbe comunque causare qualche problema a, a qualcuno che sta volando insieme a noi in aria. Eh, non pensate solo ad un, 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 un elicottero o un aereo. Ma ci potrebbe anche essere qualcuno con un deltaplano, eh, un paracadutista. Un qualcuno eh, si fa male se gli arriva un drone a tutta velocità. Ah, <ride> Come funziona, allora. che allora, cosa te? Allora, intanto salutiamo. <ride> Ciao, ho visto che è entrato AC C eh, una... ho visto un drone no, AR, perdonami, eh, Granari 74. Vai a vedere, ha messo un video poi dopo. Uh, io lo seguo perché a me i ragazzi, le persone che fanno questo tipo di, di video mi piace tantissimo ciao Mirko, ciao buonasera, eccolo, ciao, eccolo ciao, AR, Mirko. Segui, segui AR ha, ha messo un video molto, allora, io devo dire che mi piace questo approccio con il drone buonasera, perché è quello per cui sono nati questi droni cioè, i droni sono nati per avere una soddisfazione personale da, da quello che, che si vuole trasmettere con le nostre immagini. E sono rimasto affascinato. Un, un video semplicissimo, Raffaello. Eh. Guarda, ha fatto un video veramente semplice, ma che nella sua... Come ho detto prima, essere semplici non è facile. Ha preso il suo drone col suo telecomando in mano, si faceva seguire gli ha fatto fare eh, credo delle operazioni in automatico oppure magari l'ha impostato prima poi ci dirà magari se vuole scrivere e io mi è piaciuto eh, guardarlo perché eh, ho apprezzato il punto di vista del gioco il gioco cioè noi dobbiamo giocare con questi eh, droni naturalmente però questi droni hanno delle regole hanno delle regole, come diceva eh, Raffaello. Se, come ha spiegato prima, ci sono droni inoffensivi e droni superiori ai 249 grammi. E ci sono un portale di Flight che su Android sì. ha un'applicazione, su iPhone, su eh, Mac, come si dice. Insomma, non mi ricordo come si dice. Ehm, sì, eh, c'è il sito internet che dovete digitare di flight.it eh, e entrate. Che cosa bisogna fare quando abbiamo acquistato un drone? Eh, innanzitutto farsi rilasciare lo scontrino. No, scherzo. <ride> però, eh, quello sì, però che cosa bisogna fare? Bisogna eh, registrarsi noi come operatore, in quanto eh, utilizzeremo quel drone, a questo sito. Uh, io consiglio anche di attivare i 6 coin, poi Raffaello. Dimmi, te. Eh. No, no, no. Sono... Guarda, ehm, l'ho fatto io. È da tantissimo, ovviamente, che eh, non entravo più in modalità senza il mio, il mio login password. E abbiamo provato con un, um, un amico e sono necessari. Cioè, in pratica, non ti appare per niente il QR code, quindi almeno la prima volta i 6 coin li devi comprare per forza, ah, perfetto. Ecco questo quindi... era, ero rimasto per me dentro qui c'era un vuoto normativo. No? Allora, che cos'è di flight? Ve lo faccio vedere, sì, vai. io preferisco fare le live col telefono, perché sono semplici, nella, sua, nella loro semplicità sono complesse. Allora, allora, guardiamo un po', eccolo qua. Allora, Che cosa, che cosa sono tutti questi cerchietti? Si vede? Si vede, sì. Sì, sì. Allora, che cosa sono tutti questi cerchietti? Guardate qua, che si gioca a campana, che è il, la, la gara del panforte? No, no, ci sono dei motivi perché ci sono. Ora, qualcuno che è esperto dirà, ma questo che fa il pagliaccio? No, non faccio il pagliaccio. Voglio raccontare. A, a, ai meno esperti che cosa si trovano davanti una volta che si sono registrati queste in vari colori queste qui che vedrete vedete in vari colori sono le zone o le aree geografiche una domanda eh, aspetta c'è già una domanda strana ma se uno vola senza fare la registrazione allora è, è un rischio nel senso perché avere eh, a bordo L'identificativo del uh, pilota del proprietario, insomma, del pilota del drone è obbligatorio. A livello legale, non so cosa può succedere. Poi io passo la parola sempre anche a Raffaello perché non so cosa ti possono fare se non hai il QR code o non hai la registrazione. Raffaello, te hai notizie? Ma, dal molto... punto di vista legale, mh, non ti saprei dire sinceramente quanto che cosa ti può succedere. Eh, però è, è un po' come andare in giro senza eh, la targa della macchina. Eh, o non posso dire la patente, perché in realtà quei droni piccolini, se parliamo dei 249 grammi, non hanno bisogno del patentino, ma in ogni caso, eh, il rischio è che eh, si vada in giro senza appunto il, un qualcosa che deve essere necessario. Ecco, ehm, uno direbbe: Ma tanto quando è che mi vengono a cercare? Beh, questa è una cosa un po'. Eh, particolare perché in realtà eh, i droni eh, trasmettono il loro segnale in aria e possono essere ricevuti. Quindi bisogna fare attenzione: cioè, ci sono dei sistemi che fanno il tracking dei droni. Quindi, se mai dovesse succedere che in quel momento c'è so, una manifestazione particolare, per cui qualcuno sta anche osservando ciò che c'è in cielo. Ecco, eh, potrebbero venire a cercare tutti i droni che ci sono in aria e, e quindi verificare se effettivamente sono tutti in regola. Allora io credo di averla fatto il mio And249. Quando accendo però il telecomando sullo schermo vedo tutta la mappa e le zone. Ma eh, hai il, il, il mini 4 Pro o il DJ, R, insomma, 2 Penso lui stia parlando della mappa DJI, immagino. Sì, ecco, sì, sì, allora certo. allora quello è l'aggiornamento della mappa DJI. Attenzione, attenzione, la mappa DJI non, non eh, è in linea con questa qui. Sì, non è ancora in linea con questa. Allora, eh, lui... succederà prima sì. o poi. Però è ancora presto, nel senso che, scusa aggiungo solo questo, prego, prego. i radiocomandi ehm, stanno cominciando, cioè la DJI ha già previsto che si possa inviare un file prelevato da tutte le varie agenzie, come in questo caso di Flight, un file che viene messo all'interno del radiocomando e da quel momento in poi tu non avrai più la diciamo la mappa della DJI, ma la mappa quella italiana, eh, spagnola, eccetera, eccetera. Però l'Italia non ha ancora fornito questo tipo di file che può essere inserito sul radiocomando. Anche, Quindi... perché, anche perché bisogna stare molto attenti, perché mh, diciamo, devono essere eh, aggiornate molto bene, vi faccio capire perché. Perché, a parte questi colori strani che vediamo, ne vediamo uno molto particolare che ora ve lo faccio vedere, che è questo qua. Guardate. Ora lo sposto un attimo, più centrale. Uh -huh. Come vedete, questa sembra una sorta di tendina che eh, va a coprire con questo perimetro rosso, eh, questa forma boh, esagonale, insomma, non lo so come si chiama. Uh, va a coprire varie zone una zona gialla una zona uh, rossa una zona um, arancione una zona bianca che cosa è questa zona qui quindi uh, uh, la DJI deve fare un aggiornamento costante quindi attenzione perché non è molto semplice da realizzare questo è un notam ne abbiamo parlato già l'altra volta che cos'è un notam è una nota una nota eh, di una restrizione dell'area eh, di una ri eh, quest'area riservata come dice no come da notam l'orario di attivazione dal lunedì al sabato 30 minuti prima del sorgere e 30 minuti dopo il tramonto questa zona qui è um, attivata e qui vi dice anche quando viene attivata dal 30 12 2023 al 29 eh, marzo 2024 quindi attenzione anche se io parto con la macchina e so che a scusate eh, guardo sto nome all'Aiatico eh, voglio andare a fare una girata perché mi piace il castello di l'Aiatico ora dico castello di l'Aiatico insomma se c'è e voglio andarci a volare attenzione non si può volare perché c'è un notam a meno che non sia il primo, il 6 gennaio, eh, non si può volare in questa zona. Ora, una cosa che mi interessava dire, eh, Raffaello. Se, esempio, ho fatto le registrazioni, facciamo esempio, che io mi sbaglio a volare sopra. Allora, a non, allora, se hai un DJI, è difficile che tu voli per sbaglio sopra una zona che è rossa perché non si alza il drone però in quel caso se lì, se visto sono qui, uguali cioè se la zona rossa segnata dalla DJI è uguale alla zona rossa segnata da D-Flight perché sì, ci sì. possono anche essere delle disparità insomma, però All... in genere almeno le zone rosse e quelle degli aeroporti sono segnate bene allora, lì dove ti trovi qui scusami, sono a Grosseto e, e vi faccio vedere questa, io vi voglio far capire che cos'è la zona geografica, perché c'è un una grossa confusione. Allora, leggiamo bene qua la prima parte, leggiamo bene la prima parte, che la prima parte è fondamentale in, in queste note su di flight. La zona geografica è definita a partire dall'altezza minima. Quindi no, cioè da 45 metri dal suolo. Quindi che cosa allora... vuol dire? Che all'interno della zona geografica, quindi sopra i 45 metri, attenzione, non sotto, sopra le, i 45 metri è vietata l'operazione Was, quella che riguarda noi con i nostri droni anche da 249 grammi e le E della categoria open, però, sono ammesse le specifiche o la certificata. Quindi, attenzione quando leggiamo queste eh, note. Che come si fa? Andiamo sulla zona, per esempio, prendiamo un'altra zona, prendiamo questa. Che è arancione, vado su informazione, vedete. Mi dice altezza massima 25 metri. La zona geografica è definita a partire dall'altezza minima di 25 metri. Non che non posso volare col mio drone, eh, devo andare sopra 25 metri, io posso rimanere. Sotto i 25 metri, fino a 25 metri, ma non posso andare oltre a meno che non abbia una certificazione o un'abilitazione specifica, vai eh, eh, Raffaello, eh, dice... voglio far notare, sposta un attimino la. Fine... No, no, rimettiti come stavi prima, ah. esattamente come stavi prima, prego. Eccolo ok, sposta per favore la finestra dei 25 metri, ok. Sì. Voglio far notare le differenze tra eh, l'app di Flight, quella che sta mostrando ehm, Simone, e quello che invece mostra la DJI. Qua eh, siamo di, a Grosseto, come vedete è molto molto differente. E quindi significa che, eh, ad esempio, c'è tutta una parte quadrata in alto che è... Probabilmente è la zona di ingresso o di uscita de degli aeromobili che esatto. in realtà non viene segnata. Eccola là, non viene segnata dall'app dall di flight. Lui ha sole, semplicemente eh, preso la pe il pezzettino minuscolo della pista. Guardate quanto è molto più. Io qua ho fatto lo zoom, ma in realtà se dovessi fare la, la fotografia esattamente come ce l'ha lui. Dovrebbe essere più o meno così, quindi c'è tutta una parte qua sopra o oh, qui di lato che da noi in Italia è vietata, ma che invece la DJI permette di volare. Quindi fate molta attenzione ad utilizzare i droni. Ecco, magari vedete qua c'è un pezzettino, un quadrato che sarà probabilmente a 25 metri. Quella rossa, rotonda, un pochino più chiara, quant'è di altezza? Questa qui, questa. Esatto. 25 metri. Esattamente. Che invece qui non è per niente segnata, vedete? Allora, non infatti, eh, bisogna... Ciao, ciao Davide. Vuoi entrare, Davide? Perché ora non so boh, se si può far entrare. Comunque, vediamo. Eh, perché, facciamo attenzione. Eh, non è che ora abbiamo sul... Scusate, allora, Trevignano Romano. Guardiamo un po', Trevignano Romano. Aspetta. A un Trevignano probabilmente c'era un nota, ma andiamo a vedere. Andiamo subito a vedere: Trevignano Romano. Uh, Come è scritto? Trevignano, no? Esatto. Però non me lo trova. Ma non me lo trova? <ride> Banca di credito Trevignano. <ride> Aspetta. Trevignano come ma non lo trovo Trevignano eh lo sto cercando anche io ma no, non me lo trovo Trevignano Romano perché non me lo trovo eh, dammi qualche paese mi chiama proprio così Trevignano Romano eccolo qua Te la trovo. sarebbe questo sarebbe il lago di Trevignano allora Trevignano Lago fammi vedere eccolo qua Aspetta un attimo, eh? Eh, però là c'è il, il, il parco. Il problema è che là c'è il parco esattamente, è il motivo per cui eh, il sito della DJI non ti permette a Trevignano. In realtà non si potrebbe, se non ricordo male, vai su di flight. Eh, ma come mai non lo trovo Trevignano? Dimmi un paese vicino eh, a Trevignano. Cerca Bracciano, cerca il lago ah. di Bracciano oppure Anguillara. Sono fare. vicino alle zone più o meno dove sono. Oh, io. Bracciano, eccolo qua. Uh, qui è tutto zona rossa, eccolo là, è tutto rosso. Allora, aspetta, eh, Trevignano, fammi vedere se. E Trevignano è in alto sulla destra, più o meno. Eccolo qua. Guarda, ti faccio vedere eh, questo è il lago rotondo e lui si trova qui. Allora, lago Bracciano zoom, zoom. Fermati più o meno da quelle parti. Adesso clicca sopra, vedi che ti esce. Trevignano, eccolo qua, parco naturale. Ecco. Però, eh sì, parco naturale regionale Re complesso di, di Bracciano. Ok. Eh, allora, qui c'è una. È rosso, eccolo là. E quindi, in questo caso, hanno fatto la richiesta le, eh, diciamo, i gestori del parco, l'ente parco, per fermare i droni, per vietare il volo dei droni. Questo, infatti,. L'ultima volta che ci sono andato io è stato boh, più dell'anno scorso, quando ancora non avevano fatto la richiesta dello spazio aereo. Quella è Anguillara, comunque siamo più o meno lì. Eh. No, ma Probabilmente è Trevignano, a Trevignano, è ancora... Trevignano ah, Romano. Esatto, è là. Clicca Eccolo sopra. Eccolo qui. Vedo un giallo. Eh, parco... No, no, è, è rosso, rosso. È ancora rosso. E eh, allora niente, pace. Eh, niente eh, ar eh, nome ora non mi infatti lo come vedi la differenza è proprio questa tra le app di e quelle diciamo di d flight ah, armando perfetto armando, armando, perfetto, armando. Scusa. armando. Eh, niente no, non puoi volare guarda che macello che c'è qua nel lazio tu la registrazione stefano la puoi fare da pc e poi per quanto con l'iPhone devi per forza andare utilizzando il browser, eh, non, non esiste un'app. Ti conviene fare la registrazione via PC perché è più semplice recuperare poi il QR code. Allora, perché il QR code va a bordo? Perché è una sorta di targa dei, dei, nostri, dei nostri droni e... Mh, la, la, diciamo fra, siamo a 5 minuti dalla chiusura della live. Perché, perché facciamo queste live eh, spot da 30 minuti? Facciamo queste eh, live da 30 minuti perché io le salvo e le ripropongo integralmente in modo che se voi eh, avete bisogno di eh, condividerle, di guardarle con calma per capire alcune cose. Ce l'avete da 30 minuti. non È inutile fare live da un'ora, due ore, tre ore, perché tanto non, poi non le guardate. La prossima, il prossimo passo eh, giovedì prossimo, e poi ci sentiremo anche con Raffaello e Davide, che lo vedo è qui. Dov'è Davide? Ho visto che è entrato. Il è passato, ci ha fatto un sacco di. Di cuoricini a ah, ah, 479, ah, ecco anche con Davide, che lui è un amante de la, de un, di un drone molto particolare. Uh, ora non so se posso dire il nome del drone che piace a, a Davide. No, non lo posso dire. No. Allora smettila. Allora, eh, dicevo, eh, alcuni commenti sono stati infiltrati, secondo me ha scritto Davide. Buonasera Marco, buonasera. Allora, ciao eh, Marco, ciao prossimo, a tutti. Se è d'accordo con me anche Davide e Raffaello, eh, vorrei parlare dell'assicurazione, perché un altro passo da fare, eh, diciamo, dopo l'acquisto del drone... La, 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 la registrazione de, del, del drone su, del l'operatore su D-Flight, eh, la, la, mettere il QR code sopra il drone e poi fare l'assicurazione. Ma c'è un altro passo che voglio sviluppare giovedì prossimo, così facciamo delle live spot. Che è quello della Car Refresh di DJI. Ah, l'assicurazione che vi copre in caso di eh, danneggiamento accidentale del drone, perché ho visto nel gruppo eh, dove io eh, scrivo nella mia chat eh, quale drone mi piace a me e come funziona. Gli piace l'over X1 e funziona come una, una selfie camera e Davide ora glielo devo procurare per Natale, gli farò un regalo che ha sempre sognato, l'over X1. <ride> di andare in giro con sto coso che ti sta dietro allora io c'hai da dire qualcosa Raffaello ma no no in, sono diciamo contento di questa live e... alla prossima che ti devo dire dai allora appuntamento ogni giovedì del giovedì drone ci proviamo Il ci proviamo del drone eh, alle ore 21 eh, tutti i giovedì, ma poi soprattutto andate a commentare i, il video che eh, buonasera. Buonasera a te. Andate a commentare i, il mio video oppure ora farà un video anche Raffaello che annuncia questa live. Con gli argomenti che vorrete eh, che noi eh, diciamo vi portiamo all'evidenza ogni giovedì. Quindi sarete certo. voi a costruire la diretta. Eh, e, e noi saremo ben lieti di aiutarvi e magari portare con noi degli esperti, cioè de, de, anche degli esperti assicuratori. Perché l'assicurazione. Allora, quale assicurazione conviene? Velocemente eh, ce ne sono tante online. Eh, io non me la sento di dare un nome. Eh, cerca assicurazione drone, vedrai che ce ne sono due. Uh, molto, in molto in particolare, so quelle due. Eh, ecco, Davide, che lui è sponsorizzato da, da quell'azienda. Uh, oh, quello non si zone scrive, così però va bene. Eh, dry Zone che scrivi, <ride> Stefano? Dry Zone non esiste, <ride> va bene, mi sa che va, va bene. Dai. Allora, ragazzi, eh, seguite eh, naturalmente Raffaello, seguite il suo eh, il canale YouTube. Ha detto lasciato un po' in eh... sì, sì, sì mi, mi trovate qui su TikTok. Solo su TikTok. A me, invece, sui droni. sono una persona molto timida. Mi trovate su TikTok, su YouTube, mm -hmm. sempre con Bob Gas, Tv su Instagram, da tutte le parti. Anche per strada mi trovate ogni tanto, però non so se vi fa piacere. Ci verrà a beccare comunque, eh, sappilo. Eh. <ride> allora, ragazzi, è stato veramente un piacere. Io vi ringrazio tanto di essere stati con noi. E ci vediamo giovedì prossimo a... alle ore 21. Domenica, aspetta, ancora non ho organizzato niente, Davide, perché c'è BigNet che non si può spostare. Quindi bisogna. Bisogna sentire un po'. Allora, ciao a tutti e buone, buone, buone volate a tutti. Ciao ciao. <ride> ciao.